Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno ed il titolo di questo video potrebbe intitolarsi Dove mangiare a Pontianak. In realtà potrebbe avere tantissimi titoli perché voglio parlare di tante cose in poco tempo, in poco spazio. Allora, io mi trovo in questo momento nel bar dell'Hotel Aston. Ecco, e fra un po' presumo ci sarà il piano bar, ma non è questo, non è qualcosa di importante. Eccoci qua invece, questo monumento qua che ieri gli avevo già buttato sull'occhio, ma non mi ero fermato ad osservarlo, no? Questo cosa ci fa un monumento all'interno di un bar, no? Io sono a Pontianak. Pontianak probabilmente è la città più grande al mondo, situata proprio esattamente all'equatore. E non credo nemmeno che ci siano tante città esattamente all'equatore, perché quando si parla di equatore non ci si riferisce mai alla linea equatoriale, ma alla fascia equatoriale che è ben più vasta, per cui abbiamo città magari 20-30 km sopra, sotto, 100, ma esattamente l'equatore non lo so. Ecco, e questo monumento sta proprio ad indicare l'equatore e vi è una freccia, non so se dalla ripresa video si vede, che indica esattamente dove passa la linea. E io sono seduto esattamente a 2 metri dalla linea dell'equatore. Vuol dire che l'aria che io respiro va a finire dall'altra parte della linea, ecco. E allora questa cosa fa riflettere: sono qua esattamente all'equatore. Vabbè, bene. E vi mostro un po', ecco, incominciato piano bar, così farà anche un po' da sfondo musicale a questo videoclip, benissimo. E vi mostro velocemente dove mangiare, perché qua c'è un ristorante che si chiama Dynasty, ecco qua, ed è un bellissimo ristorante con anche un bellissimo buffet. Questo qui è il personale che lavora qua, non li inquadro perché non li voglio mettere in soggezione solo per loro, ma sono gentilissimi. È che ho finito di mangiare, qua è rimasto solamente questo fondo tazzina e mi hanno portato un'infinità di succhi così. Io posso dire una cosa: che qui in Indonesia, nel Borneo, si scopre che i soldi hanno veramente tantissimo valore. E qui allora, tutto sommato, fai un bellissimo pranzo. Mi hanno dato, è 2 volte che vengo qua e gli ho detto che il posto è bello, mi trovo bene, verrò a mangiare spessissimo. Adesso non so se si vede dalle riprese, mi hanno fatto il 50% di sconto. Ecco, c'ho il 50% di sconto, ma il personale, ed è una cosa che hanno fatto solo per me, perché al ristorante c'è anche altra gente dentro nel ristorante. Sono nel bar, nel piano, nel bar. Il bar è un menù a parte, molto più costoso. Un cocktail costa quanto il buffet. Ecco, mi portano, sono venuti qua, mi hanno portato 6 cocktail di frutta. Mi hanno servito al tavolo al bar, cosa che non potrebbero fare perché loro servono al ristorante. Il buffet self-service, in realtà mi hanno portato loro tutto, non mi sono alzato. Venivano qui gentilissimi, mi davano del serve e mi hanno portato la frutta, tutto quanto. 6 cocktail di frutta compote, così buonissimi, uno dietro l'altro. Continuavano: ne vuoi ancora? Adesso sto scoppiando perché veramente c'è un po' esagerato. Siccome sia il lunch che la cena, diciamo, hanno un prezzo fisso a forfè, ecco. Per cui
qui veramente ti abbuffano e sono stati veramente molto gentili, per cui Aston sicuramente il più bello hotel della città, se non è il più bello sarà, io ne ho visti anche molti di hotel ma non ne ho visti così belli in città, se non è il più bello sarà alla pari di qualche altro hotel, al massimo uno, visto sulle guide che c'era anche un altro hotel bello. E non so se consigliarvi di soggiornare qui perché è costoso, però se volete mangiare, ecco incominciato lo spettacolo musicale, benissimo. Se volete mangiare in un posto veramente bello, elite, di classe, vi faccio vedere un po' anche l'arredamento. Venite qui all'Aston, serviti, riveriti, e anche se non avete grandi disponibilità i prezzi sono accessibilissimi e vi darà quella sensazione che non so se avrete mai provato, di che i soldi valgono qualche cosa. Io non vivo in Italia, vivo all'estero da tanti anni e in tanti paesi ho viaggiato, così essenzialmente adesso ho casa in Lettonia ad Daugavpils, e per me non è una novità perché dove sono io di casa i soldi anche lì hanno tantissima importanza. Puoi fare una vita agiata, trattarti bene, mangiare, io mangio tutti i giorni al ristorante da tanti anni, pranzo, cena, non ho neanche la cucina a casa. Ecco, diciamo, se voi venite in Italia scoprirete un po' vivere dignitosamente e che i soldi hanno un valore, ecco quello che volevo dire. So, ve lo dico perché io manco da tanti anni in Italia, però leggo le notizie e poi ci ho vissuto metà della mia vita, quasi sono più della metà che vivo all'estero, però diciamo metà della mia vita l'ho vissuto in Italia. So che un paese non arriva a fine del mese, deve fare una vita di sacrifici, così alla fine noi che abbiamo deciso di andare a vivere all'estero facciamo la pacchia, ce la spassiamo, viviamo. Io non credo di vivere nell'opulenza, però rapportato quello che vedo in Italia, e sono una persona che mi adatto a tutto, ecco, non è, se a me venire qui a mangiare o mangiare nella capanna o mangiare sotto una pianta e fare il picnic non cambia assolutamente niente, ecco. Però era un po' un consiglio da guida del viaggiatore. Se venite a Pontianak, e veniteci, se andate in Indonesia venite a Pontianak perché risveglia le emozioni, venite a Pontianak e andate anche a fare un giro nella campagna, nei dintorni, dove vi è una vita rurale molto semplice, molto, parliamo del Borneo, della giungla, la gente, ma neanche nei film o nei documentari vedete certe situazioni, ecco. No, io mi fermerò un po' qua che c'è questo show musicale e giro la camera così vi saluto, l'appoggio.